Piano piano, ridendo e scherzando, siamo sempre più vicini a un'altra meta importante per One Piece. Quando ho iniziato questo canale stavo ancora attendendo il capitolo 1000, però adesso il giro di boa l'abbiamo superato anche da qualche mese in realtà. Quindi possiamo già iniziare a teorizzare che cosa ci sarà nel capitolo 100. Iniziamo già a immaginare qualcosa di veramente grande. Ciao a tutti ragazzi, io sono Marra, questo è Mera Mera. Oggi siamo qui per teorizzare cosa succederà in un capitolo molto speciale. Vi spiegherò anche più tardi perché faccio questo video. E prima di cominciare, come al solito, io vi invito a seguire tutti i social di Mera Mera, soprattutto Telegram e Instagram. Trovate tutto in descrizione, sia il mio Instagram personale, marra.arancia, che l'Instagram della pagina, si chiama meramera.yt. Lo trovate comunque in descrizione. Tra l'altro ho pubblicato lì da poco il calendario dei prossimi capitoli che usciranno per più o meno i prossimi 2 mesi, quindi se siete interessati andate a cercarlo appunto sulla pagina Instagram. Detto questo, direi che possiamo cominciare subito con il video vero e proprio. Molti di voi si staranno chiedendo: ma che senso ha teorizzare ora quello che vedremo nel capitolo 1100? Siamo ancora al 1058, mancano più di 40 capitoli. Bene, questo video mi è venuto in mente per un motivo molto particolare. A volte, quando devo pensare a che video fare, guardo i vecchi contenuti che abbiamo fatto io e Andrea, quando ancora c'era Andrea, quindi un sacco di tempo fa, per vedere se alcune teorie sono diventate obsolete, se alcune teorie si possono rifare o comunque riproporre a un pubblico più grande. Scorrendo quindi i vecchi video mi sono imbattuto in questo, un video collaborazione che fa salire molte feels, magari anche a gente che ci segue da tantissimo tempo, in cui ci sono Andrea e Shinigami P che ha fatto questo feat insieme a noi. Era un video, diciamo, elenco, molto classico, diciamo, stile Mera Mera, quindi un elenco di varie teorie, e in questo video si andava a teorizzare i vari personaggi che potevano apparire nel capitolo 1000, perché ora vi sblocco un ricordo, sblocco un ricordo a tutti i fan di One Piece che ci sono da anni, e magari do qualche informazione anche interessante a quelli che hanno iniziato a seguire il mondo delle teorie e comunque il mondo di One Piece su YouTube da pochissimo tempo. Prima del capitolo 1000, molto prima del capitolo 1000, molti capitoli prima che arrivassimo a leggere effettivamente questo capitolo, si è iniziato a teorizzare su vari personaggi, perché, per chi non lo sapesse, One Piece ha una tradizione, una delle tante tradizioni in realtà di One Piece è che in un certo capitolo, in un certo numero di capitoli, Oda presenta un personaggio molto importante, solitamente una vera e propria leggenda. Questa cosa è molto famosa soprattutto per il capitolo 500 in cui viene presentato Rayleigh. Non faccio altri esempi perché ci serviranno più avanti per spiegare, secondo me, che cosa vedremo nel capitolo 1100. Comunque, sappiate che di solito nei grandi capitoli, nei capitoli importanti, Oda presenta delle leggende. Per questo la community prima del capitolo 1000 era impazzita nel cercare di trovare la leggenda che sarebbe comparsa in questo fatidico capitolo 1000. Poi, come sappiamo, non è comparsa nessuna leggenda, o meglio, la leggenda che effettivamente abbiamo visto in quel capitolo è il capitano, il futuro re dei pirati. Infatti il capitolo si chiama Ruffy Cappello di Paglia, quindi è una celebrazione, diciamo così, del protagonista. Una potrebbe leggerla in questo modo, potrebbe leggerla come al solito in un grandissimo troll di Oda. Secondo me sono entrambe le cose. Comunque, per quanto mi riguarda, io non sono di quel partito che è rimasto deluso che il capitolo 1000 non presentasse nessuna leggenda. Voi lo sapete, a me quando Oda smentisce le teorie fa impazzire, è letteralmente il bello di One Piece. Comunque, tutto questo preambolo per dirvi che iniziare a parlare della leggenda che apparirà nel capitolo 1100 non è così no sense, perché in realtà l'abbiamo fatto tutti con il capitolo 1000 e tra pochi mesi, secondo me, inizierete a vedere un sacco, ma veramente un sacco di video dedicati al capitolo 1100 su chi dovrà apparire in quel benedetto capitolo. Sono solo avanti nel percorso, quindi oggi ci addentriamo in questa specie di teoria. In più vorrei dire che questo preambolo ci serve anche a sottolineare che la tradizione in realtà non è stata spezzata, perché come ho detto una leggenda che si vede nel capitolo 1000 c'è, ed è Luffy, è Luffy che praticamente diventa un imperatore nel vero senso della parola. Quindi sì, secondo me nel capitolo 1100 vedremo una cavolo di leggenda. Per quanto riguarda chi, vorrei provare appunto a teorizzare qualcosa di interessante collegandomi al capitolo 100. Prima non l'ho usato come esempio appunto perché volevo tenermi questa cosa per continuare la teoria, ma secondo me sarebbe una cosa figa e anche abbastanza sensata se
Oda, per celebrare il capitolo 1100, riprendesse, in parte ovviamente, il capitolo 100. In poche parole, a distanza di 1000 capitoli, potremmo rivedere, secondo me, lo stesso personaggio. Un personaggio che comunque non abbiamo praticamente mai più visto, veramente in modo sporadico, qua e là per tutta l'opera, ed è un personaggio importantissimo. E questo personaggio, il personaggio che viene presentato nel capitolo 100, che secondo me rivedremo nel capitolo 1100, è Dragon. Ragazzi, nel capitolo 100, per chi non lo sapesse, a Lockdown viene visto Dragon. È il capitolo in cui Dragon salva appunto Luffy, in cui il padre salva il figlio. In quel capitolo in realtà non abbiamo nessuna informazione su quest'uomo. Semplicemente Smoker dice che lo sai, vero, che tutto il mondo ti sta cercando. E Dragon fa un discorso molto carino legato al figlio. In poche parole, se il figlio vuole prendere il mare, se è un suo desiderio, allora deve assolutamente farlo. Nessuno è degno di interrompere il sogno di un uomo. Secondo me Dragon apparirà nel capitolo 1100 non solo per questo parallelismo tra il 100 e il 1100 che sta arrivando, ma anche perché, come ho detto, Dragon non si è praticamente mai più visto, si è visto veramente in modo sporadico qua e là per tutta l'opera. Ora, in questo momento, i rivoluzionari non sono oggettivamente importanti per i Mugiwara. Sappiamo tutti noi lettori che i rivoluzionari sono importanti per la storia, ma alla fine con i Mugiwara non hanno avuto molti contatti. Ovviamente c'è stato Sabo, c'è tutta la questione Robin, ma riguarda solo lei. I Mugiwara non sono considerati dei rivoluzionari, sono considerati dei pirati, e non è che sono entrati in contatto con tutta l'organizzazione, almeno per ora. Però sicuramente questa cosa deve avvenire, e deve avvenire il più in fretta possibile, perché Oda è da mesi che ci dice che siamo entrati nelle fasi finali di One Piece. Ci sono interviste in cui dice che One Piece finirà in 3 anni, cosa che secondo me non è vera. E tra parentesi, Oda, quando si parla di tempistiche, secondo me non è mai da ascoltare. Ricordo quando a Capodanno nel 2021 disse che Shanks avrebbe fatto la sua mossa in quell'anno lì, cosa che non è avvenuta, anzi è avvenuta a metà del 2022, con Shanks che letteralmente ha fatto solo una comparsa con questa scarica di Haki, e in più c'è il film Red, ma niente di più. Ed è successo un anno e mezzo dopo quello che ha detto Oda. Quindi, in poche parole, One Piece è prossimo a finire. Secondo me One Piece non finisce da 3 anni, finirà tra più o meno 5 anni. So che ormai è un meme, ma questa è la mia idea. Comunque, nonostante questo, nonostante Oda sia letteralmente inaffidabile quando si parla di tempistiche, c'è da dire che effettivamente One Piece è entrato nelle sue fasi di finale. Questo è un dato di fatto. E i rivoluzionari ancora non hanno legato a sufficienza con Luffy. Ancora c'è qualcosa che manca. Deve succedere qualcosa, deve avvenire un incontro, prima o poi avverrà. Luffy in realtà deve incontrare tantissime persone, non solo Dragon ma anche Shanks eccetera. Sicuramente l'incontro con Dragon avverrà un po' prima, perché alla fine Shanks dovrebbe essere l'ultimo a incontrare, perché dovrebbe ridargli il cappello di paglia. Finalmente nel 1100 potrebbero incontrarsi e stipulare una specie di patto tra i Mugiwara e i rivoluzionari. Ma perché dovrebbero incontrarsi? Per tutta la questione One Piece, per la questione Im-sama, governo mondiale, ovviamente, però ci dovrebbe essere anche un motivo un po' più grande, un po' più logico e lineare per quanto riguarda la storia, e questo motivo potrebbe essere proprio Sabo. Ovviamente una cosa che lega Dragon e Luffy, oltre alla guerra letteralmente contro il governo mondiale, è il cognome e il sangue, è anche Sabo. Sabo, il fratello, diciamo così, tra virgolette, di Luffy, è un figlio adottivo quasi per Dragon, in questo momento è in pericolo. Non si sa dove sia, dubito sia dai rivoluzionari, perché ricordo quando c'è stata la notizia di Sabo legata all'assassinio del re Cobra, tutti i rivoluzionari sono rimasti di stucco. Quindi, in poche parole, neanche loro sanno dove sia il suo pupillo, il pupillo dell'armata rivoluzionaria, il nuovo re della fiamma, Sabo. Incontrandosi magari vedremo qualcosa in più sulla relazione padre-figlio di Luffy. Teoricamente Luffy non l'ha mai conosciuto, ma vedremo che cosa ne pensa effettivamente di suo padre. Vedremo magari una scena commovente, perché a quanto pare Dragon ci tiene a suo figlio, guarda sempre verso est, verso il mare orientale. Ricordiamo il flashback di Ivankov. Magari, tra parentesi, avremo anche un incontro tra Ivankov e Sanji, sarebbe interessante. E finalmente i rivoluzionari entreranno a pie pari nella storia, portando tutte le loro informazioni, e ce ne sono veramente veramente tantissime. Intanto le informazioni che riguardano principalmente Dragon, quindi il suo passato. Faceva parte della Marina? Confermerà tutte le teorie che girano da anni?
è effettivamente il padre di sangue di Luffy, perché ci sono teorie che lo vedrebbero più collegato a Rox, teorie che a me non piacciono sinceramente, ma effettivamente da alcuni disegni Rox sembra assomigliare un po' a Dragon, anche se io credo che Dragon sia di fatto il figlio biologico di Garp. Il discorso madre di Luffy, anche quello è da chiarire. Quello che sanno i rivoluzionari per quanto riguarda Nika, per quanto riguarda Im-Same, per quanto riguarda il governo mondiale slash il secolo buio, tutte queste cose qui sono da svelare, verranno svelate piano piano, però un incontro per me ci deve essere per forza. Dove sarà questo incontro? Stiamo parlando di 42 capitoli. In 42 capitoli può succedere veramente, veramente di tutto. Anche se, secondo me, potrebbe anche vedersi direttamente a Sphinx. Praticamente i Mugiwara si stanno dirigendo qui, si stanno dirigendo in quell'isola lì, ed è un'isola che, come ho detto qualche video fa, non dovrebbe avere un villain. Quindi, teoricamente, un'isola, tra virgolette, calma, un'isola in cui i Mugiwara non dovrebbero avere troppi problemi. Semplicemente in quell'isola lì c'è Marco e l'isola natale di Barbabianca, che era l'ultimo possessore dell'ultimo Poneglyph che manca, quindi magari troveremo più informazioni riguardanti i Poneglyph. E in più, teoricamente, ci sono le tombe di Barbabianca e Ace. Queste sono le cose importanti di Sphinx. Credo che questa saga, come ho già detto, sarà una saga di sole informazioni, in cui Robin ci rivelerà tutto ciò che ha letto dai Poneglyph che ci portiamo dietro da anni, compresi i Rod Poneglyph. Magari scopriremo dov'è il prossimo Rod Poneglyph, però effettivamente Sphinx non solo non ci presenta alcun villain, ma effettivamente non ha alcuna informazione al suo interno, perché una saga del genere, una saga di informazioni, per esempio, è Zou, in cui non c'è un vero e proprio villain che Luffy deve sconfiggere. È una saga in cui scopriamo i Rod Poneglyph, scopriamo un sacco di cose, il collegamento che ha Sanji con Germa, la roba di Big Mom, tutte queste cose qua. Però Sphinx non è una roba del genere, non è una città così antica. Quindi magari può arrivare qualcuno dall'esterno a dare queste informazioni, a darne altre. E questa persona è proprio Dragon. In poche parole, secondo me, in 42 capitoli saremo ancora Sphinx. Perché dobbiamo contare comunque che solitamente quando si conclude una saga, Oda ci regala un po' uno sguardo, verso il mondo. Ora, non so ancora cosa succederà nei prossimi capitoli esattamente perché non ho la sfera di cristallo, ma sono abbastanza sicuro che vedremo cosa è successo per quanto riguarda la Cross Guild e soprattutto quello che riguarda Barba Nera, perché ogni intermezzo di Wano abbiamo visto Barba Nera, abbiamo visto che faceva qualcosa di importante, abbiamo visto la sua interazione con Gecko Moria, abbiamo visto che si è mosso per qualcosa. Ora finalmente Oda ci deve dare qualche spiegazione vera, ci deve far vedere che cosa sta facendo. Poi non è l'unica informazione che dobbiamo vedere anche cosa succede a Sabo e lì effettivamente potremmo capire se questo incontro è possibile, se anche gli evoluzionari non hanno il controllo della situazione e quindi potrebbero chiedere aiuto a una delle persone più vicine in assoluto all'Imperatore delle Fiamme, ovvero Luffy, il nuovo imperatore, nonché figlio del capo dei rivoluzionari. Questa, ragazzi, in sostanza è la teoria di oggi. Secondo me, nel capitolo 1100, tra circa 40 capitoli, saremo ancora Sphinx e vedremo l'incontro tra Luffy e Dragon, che si dovranno incontrare per decidere che cosa fare per quanto riguarda Sabo, creando una nuova alleanza. Esattamente come è successo a Zou, tra l'altro, un'alleanza che era formata da pirati, ninja, samurai e Mink. In questo caso sarebbe un'alleanza tra pirati e rivoluzionari, cosa che secondo me prima o poi avverrà in One Piece. Ora tocca a voi, ragazzi, fatemi sapere con un commento cosa vi piacerebbe vedere tra circa 40 capitoli, quindi nel capitolo 1100, se secondo voi in questo capitolo vedremo finalmente l'incontro tra padre e figlio, un incontro che ci portiamo dietro da 1000 capitoli, l'incontro tra Luffy e suo padre. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Io sono Marra e questo è Mera Mera. Noi ci vediamo questa settimana con un altro contenuto che è il capitolo, il commento al capitolo che uscirà venerdì. Il video uscirà appunto venerdì alle 14, quindi restate aggiornati. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Io sono Marra, questo è Mera Mera. Noi ci vediamo. Ciao a tutti.